Ogni anno Chiari celebra uno dei suoi prodotti più prestigiosi, il vino Freisa, con una manifestazione dal titolo molto eloquente, di Freisa in Freisa. Questo vino diventa un modo per raccontare tutte le eccellenze enogastronomiche della collina torinese, dai Gristini Rubatà alle ciliegie di Pecetto e tanto tanto altro. L'evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della DOC, denominazione di origine controllata, Freisa di Chieri e Collina Torinese, ovviamente il Comune di Chieri, l'associazione Go Wine e per la prima volta da quest'anno anche coinvolgendo grandi partner come Martini e Rossi e l'ente fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Noi partecipiamo quest'anno come sponsor tecnico, abbiamo ospitato il gala di inaugurazione ieri sera, così come la serata inaugurale con i giornalisti e non ultima, usciamo adesso da una educational sul vermouth contaminato con il Freisa che devo dire è ben riuscito con un gruppo di blogger e sicuramente quest'anno, come già gli anni passati, Martini consolida quello che sono le sue relazioni con le istituzioni e il territorio e dal momento che si cerca no, di elevare sempre il livello delle manifestazioni, ricercando la qualità e l'eccellenza, ci sembrava che con questo spirito Martini, che si fa sempre portatrice di cose concrete ma fatte in maniera di qualità, potesse essere un giusto partner per questa manifestazione. Tra l'altro fortissimo legame di Martini con il territorio, anche perché forse il 70% delle erbe che voi utilizzate provengono dal Piemonte, quindi non potevate mancare. Dice bene, ci sono moltissime piante aromatiche, che delle 40 utilizzate nei 4 Martini, bianco, rosso, dry e rosato, che molte di queste vengono dal territorio, si può dire da Pancalieri, che 20 km da qua la dice lunga sul quanto sia solido il rapporto con il territorio.